Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico, anche questo episodio dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo dell'iPhone 1 e del Newton. È utile reperirli in usato per rimpinguare una collezione di retrocomputing? Qui stiamo parlando di un dispositivo telefonico, un cellulare portatile, anche uno smartphone, ed un computer palmare. La ibridazione dei due, siamo vicini, diciamo, praticamente come prodotti, ma sono relative ad un utilizzo che nello spazio-tempo in cui furono proposti avevano, diciamo, un impiego diverso. L'iPhone 1 non necessita di presentazioni. Introdotto il 9 gennaio del 2007 da Apple, ha rivoluzionato il mercato della telefonia. Super venduto, super conosciuto, super prodotto status symbol e di moda. Ha imposto la sua interfaccia grafica. Google è entrato nel mercato della telefonia con Android, scopiazzandone il look and feel. È un pezzo di storia della telefonia, iPhone 1. Un pezzo di storia di Apple. Un pocket computer che telefona, fa foto, riproduce musica, permette di scaricare posta e di navigare in internet in mobilità. Opera sul 2G con il GSM, GPRS, Edge, Wi-Fi e Bluetooth. iPhone 1 processa iPhone OS a 128 MB di RAM, una GPU PowerVR MBX Lite, gestisce memory card da 4, 8, 16 GB, risoluzione video 320x480, fotocamera da 2 megapixel, disponibile in due colori, bianco e nero. Queste cose ormai lo sanno anche Sassi. Da ogni punto di vista lo si osservi, iPhone 1 ha ragioni storiche, commerciali, tecniche, tecnologiche per collezionarlo e quindi metterlo da parte. È ma altamente probabile, a mio avviso, che nei decenni a venire diventi un oggetto di culto e da collezione. Se Meucci ha inventato il telefono, Jobs con Apple ha inventato lo smartphone, c'è poco da dire. Il mio consiglio è di trovarne uno nel mercato dell'usato, meglio se perfettamente funzionante. Se ne trovaste uno guasto va bene lo stesso, purché però lo facciate riparare e poi lo conserviate. Un dispositivo come iPhone 1 in un lontano futuro che sia perfettamente funzionante, ancorché con reti mobili vetuste, farà sicuramente molta differenza in termini di valore per i collezionisti futuri rispetto ad un iPhone 1 guasto. Se iPhone 1 è collezionabile per un'infinità di ragioni, allora è utile mettere da parte anche il Newton. Poco noto, poco comprato, quasi sconosciuto, il Newton fu un flop commerciale per Apple. Il Newton è un computer palmare, precursore di iPhone. C'erano già le icone, il monitor era 336x440, retro illuminato a colori, diciamo a colori di grigio, scusate, sì. A seconda delle versioni aveva da 4 MB ad 8 MB di ROM con il software per il riconoscimento della scrittura. RAM a seconda delle versioni tra 640k e 1,2 MB. Gestiva flash RAM da 1,5 MB. Funzionava a pile, a seconda dei modelli con pile AAA oppure AA. Aveva una porta RS422, slot PCMe, aveva come CPU un RISC ARM Strong da 166 MHz. Modelli prodotti del Newton OMT, Newton 100, 110, 120, 130. Il Newton prende luce dall'iPhone 1, in quanto il Newton è il precursore di iPhone 1. Se collezionate un iPhone 1, allora è bene cercarci anche un Newton. Storicamente il Newton più vecchio potrebbe prendere più valore, ma essendo hardware vecchio avrà sicuramente anche tanti problemi e sarà quindi più facile trovare uno degli ultimi Newton funzionanti in modo pieno e senza, diciamo, guasti o noie. Anche se c'è da dire che Apple dei Newton ne ebbe a venderne pochi, in quanto non fu un successo commerciale. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.